Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Nuovo appuntamento con Italia chiama Italia, questi temi dell'edizione di oggi, mercoledì 10 maggio. Borse di studio per studenti stranieri e italiani residenti all'estero. Italiani a Bradford il 20 maggio, giornata per il rinnovo dei passaporti. Vivo d'arte al via il concorso per giovani artisti italiani all'estero. Il sistema scolastico francese, incontro informativo del Comites Parigi. Borse di studio della Farnesina per studenti stranieri e italiani all'estero, anno accademico 2023-2024. Beneficiari, per quanto riguarda i connazionali al di fuori dell'Italia, i residenti in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Etiopia, Libano, Perù, Sudafrica, Uruguay e Venezuela. L'obiettivo è favorire la cooperazione in campo culturale, scientifico e tecnologico, proiettare il sistema economico dell'Italia nel mondo e diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiana. I finanziamenti permetteranno di svolgere programmi di studio, formazione e ricerca presso istituzioni italiane, statali o legalmente riconosciute. Le borse vengono assegnate per corsi universitari di laurea magistrale, secondo ciclo, corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dottorati di ricerca, progetti di studio in cotutela, corsi avanzati di lingua e cultura italiana. La scadenza per candidarsi è fissata al 9 giugno 2023. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito studyinitaly.esteri.it. Passaporti a Bradford, il Circolo ACLI Leeds Bradford in collaborazione con il console onorario a Liverpool. Organizzano per il prossimo 20 maggio un incontro aperto ai connazionali che hanno bisogno di richiedere o rinnovare il documento. L'appuntamento si terrà nella City Hall Bradford BD11HY. I connazionali interessati dovranno prenotare un appuntamento inviando un messaggio al numero 0741 990 6260. Ripetiamo, 0741 990 6260. Oppure un'email all'indirizzo volontari.acli.bradfordleeds@gmail.com, indicando nome, cognome ed età di tutte le persone che devono fruire del servizio, oltre a un recapito telefonico. Il nuovo passaporto non verrà consegnato immediatamente, ma verrà stampato a Manchester e spedito per posta all'indirizzo fornito al momento dell'appuntamento. Premio per artisti di nazionalità italiana al di sotto dei 36 anni di età e residenti stabilmente all'estero. Al via la quinta edizione di Vivo d'Arte Arti Performative, concorso promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con la Fondazione Roma Europa. La partecipazione è aperta a opere originali di creazione contemporanea sviluppate nelle discipline di teatro, danza e musica. Il tema scelto per quest'anno è la contaminazione e l'incontro con la cultura del paese di residenza, anche prevedendo l'eventuale coinvolgimento di artisti locali. Il progetto vincitore sarà rappresentato in prima nazionale nell'ambito della prossima edizione del Roma Europa Festival, in programma a Roma dal 6 settembre al 19 novembre di quest'anno. La scadenza per l'invio delle domande di partecipazione è fissata alle 23.59 del 18 giugno. Regolamento completo e dettagli su italiana.esteri.it. Ultima notizia, il mondo della scuola in Francia. Il Comites Parigi organizza un incontro informativo rivolto ai connazionali. Appuntamento il 13 maggio alle 17 a cura della Commissione Scuola e Lingua del Comitato nella capitale francese. Tra i temi di approfondimento, come è strutturato il sistema scolastico francese e quali sono le opportunità di apprendimento della lingua italiana. Ulteriori dettagli sul sito del Comites www.comitesparigi.fr. Come detto, questa era l'ultima notizia, si conclude qui questa edizione di Italia chiama Italia, grazie per l'ascolto. Buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio ABM, voce delle Dolomiti. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.